andiamo a fare allora il riepilogo della situazione. La gara si è conclusa dunque in questo modo: Adelina Sotnikova è in prima posizione, 67 e 61, 37 e 25 il tecnico Elements, 30 e 36 per i program components. Carolina Kostner è in seconda posizione, ha pagato quella caduta e quell'errore sulla combinazione triplotolup, 64 e 19, 33 e 36 di tecnico Elements, 31 e 83 per i program components. In terza posizione c'è la nostra Valentina Marchè, e io dico che questo è il risultato più bello della giornata, perché se da Carolina ti aspetti che sia lì, da Valentina lo speravamo, ma vederla in terza posizione, battere tra l'altro una delle russe che viene considerata ovviamente le nuove russe, la nuova generazione come la Tutakhmisheva, io penso, Franca, ti abbiamo visto, Valentina piangeva, io non, abbiamo deciso che per te ci vogliono altro che il milione di cuore di Zagabria. Veramente, perché già riprendermi dallo shock di ieri è stata dura, adesso cominciare ad affrontarne un altro, più tutte le scale che mi tocca fare qui, insomma. Però Valentina oggi è stata forte, è riuscita finalmente a completare tutto perfettamente bene, ogni elemento era di qualità, ogni elemento è stato considerato del livello giusto, i components sono stati pagati perché lei ha comunque interpretato molto questo flamenco, che secondo me è proprio nelle sue corde, la valorizza tantissimo, questa è Valentina proprio pura, vera, senza la sua anima è dentro questo programma, è riuscita a mantenere la calma, era molto tesa sotto. Però è riuscita a mantenere veramente la calma e a fare quello che veramente sa fare in allenamento, perché io la vedo molto spesso, lei questo programma lo fa 2-3 volte al giorno con lo stesso, con gli stessi salti, con le stesse pulizie di elementi, quindi è solo una questione di mantenere la calma al momento buono, questa volta ce l'ha fatta. Ora deve... ora è dura. Sì, ora è dura perché deve farlo anche domani. E deve riuscire a stare coi piedi per terra e riuscire a concentrarsi anche per domani. Però un'altra small medal è a casa Italia, lo dicevamo con Stefania prima, cioè Zagabria, la città azzurra, mi sembra perfetta, soprattutto questa squadra Italia questa volta è stata veramente fantastica, sta dando un sacco di soddisfazioni, sta regalando un sacco di soddisfazioni. Bellissimo, guarda, veramente stiamo riguardandola, guarda Franca, proprio guardiamo proprio le highlights di Valentina. Sì, bene, vedi questo triplo salto, guarda che bell'arrivo, mantenuto lungo, è rimasta concentrata, ha interpretato su questa parte, poi ti dirò, tutti stavamo col fiato sospeso per l'Axel, lei stessa l'ha detto, lo sapete, l'Axel è la mia bestia nera, ci sono entrata, però mi sono detta no, l'ho fatto mille volte, lo devo fare tranquilla, e così è stato, insomma, finalmente un programma pulito, perfetto. E qui la nostra Carolina. Che bello dire la nostra Valentina, la nostra Carolina, una dopo l'altra, fantastico. Carolina, guarda, c'è giù già, ho parlato un po' giù di sotto, c'è già molta polemica sotterranea su quanto è stata pagata nei components. Io che non la, sono... Quanto è stata pagata nei components la Sotnikova? Quanto poco è stata pagata Carolina. E quanto, sì, appunto, quanto non tanto troppo. La Sotnikova, secondo me... E quanto poco, Carolina.